a 104, 19 anni ci volevano per costruire. E dentro è ricchissimo il palazzo, pieno dei tappeti rossi, dei marmi. Perfetto. E allora, tanto in stile eclettico viene costruito il Parlamento, la maggior parte neogotico esternamente, la cupola neobarocca, una cupola alta 96 metri, e questo è il palazzo più importante dello Stato, la basilica è quello della Chiesa, così è il palazzo. Durante il regime, potete immaginare, hanno messo un enorme, gigantesco stella rossa sul Parlamento per far vedere che il palazzo più alto è quello del Stato. Abbiamo veramente 199 deputati, attualmente abbiamo un governo di destra, sapete, di nostro primo ministro è Orban, si chiama, e tanto, però ci sono altri quasi 2000 persone che lavorano dentro del Parlamento, e poi dentro c'è statista, posta, supermercato, ma questi servizi possono essere utilizzati solo da quelli che lavorano. Poi un'altra statua particolare, guardate la Madonna con la corona, molto strano vedere questa cosa, perché Santo Stefano è il figlio di Santo Stefano, l'unico figlio di Santo Stefano, San Emerigo si chiamava, è morto da giovane durante una caccia da un cinghiale, e lui ha offerto la sorte degli ungheresi alla Madonna, ha offerto la corona ungherese alla Madonna, è la protettrice d'Ungheria alla Madonna. Tante chiese cattoliche in Ungheria, troviamo il quadro dove si vede Santo Stefano mentre offre la corona alla Madonna. Santo Stefano è il patrono d'Ungheria, e non c'entra nulla di Santo Stefano d'Ungheria, è un altro Santo Stefano. Lui fu il primo re d'Ungheria, incoronato nell'anno 1000, morto nel 1038, e grazie a lui siamo diventati. Però lui non aveva figlio maschio, è solo l'unico che è morto da giovane, e per questo motivo la protettrice d'Ungheria la Madonna. Allora andiamo un po' più vicino alla piazza del Parlamento, attraverseremo i binari del tram. Questo è il Parlamento ungherese. Allora, signore e signori, da qui si vede meglio l'ingresso centrale. Quando arrivano le delegazioni politiche, mettono qua i tappeti, qua arrivano sotto la cupola. E quando se si va a destra e a sinistra è uguale il palazzo, proprio simmetrico, cambiano i colori della tappezzeria, ma se no tutta la piazza è uguale. Questa piazza porta il nome di Luigi Cosci, come voi avete Garibaldi, la lotta di 48-49, noi abbiamo Cosci, voi Garibaldi, noi abbiamo Cosci. Cosci è molto, quello lì c'è il monumento di Cosci, quel monumento bianco fondo, e tanto lui fu il capo della lotta all'indipendenza, molto in esilio. Garibaldi era un criminale. Ci sono tanti ricordi di Luigi Cosci, è molto, proprio molto. E questa statua equestre è la statua di Racozzi, del capo della lotta all'indipendenza. Prima di costruire il Parlamento è stato iscritto un concorso architettonico, primo premio a vincere l'architetto del palazzo, allo stesso concorso architettonico quell'edificio ha vinto il secondo premio. Il museo etnografico funzionava come durante il regime comunista, ma costruito come palazzo della giustizia, e attualmente stanno ristrutturando di nuovo il palazzo della giustizia. Mentre questo edificio è stato il terzo premio al concorso architettonico, il primo pagamento del Ministero dell'Agricoltura. Durante la rivoluzione del 1956, il primo ministro della rivoluzione, Ibra Nagy, si chiamava Nagy, ha fatto un discorso qua, e tutta gente seguiva il suo discorso. Quelli di comunisti sparavano da gente nel palazzo della giustizia, e sono morti qua tanti sulla piazza. E sul muro del museo, guardate, ci sono quelli proiettili, quelle cose rotonde, piccoline, no? Le colonne ricordano i morti, e lì c'è un altro, poi dopo passeremo lì un altro, c'è la bandiera ungherese.
la bandiera col buco a destra, quella è diventata la rivoluzione della bandiera della rivoluzione del 56, perché quando ho cominciato il regime comunista, i comunisti hanno messo la stessa faccia martello. E quella bandiera nera simboleggia il lutto. Adesso per il terrorismo, se c'è qualcuno che Ho visto anche il nostro albergo c'è la bandiera nera. Allora può essere che qualcuno che lavorava lì è morto, allora mettono per il rispetto la bandiera nera. No, infatti ho detto. Allora, volete il tempo per la foto? Possiamo andare? Possiamo andare? Sì. Perché quel giorno, quando c'era questa, noi festeggiamo la rivoluzione il 23 ottobre, perché noi scriviamo prima l'anno, dopo il mese, dopo il giorno, al contrario, sì. Però la rivoluzione sta fatta il 23 ottobre, e poi il 25, quando si è fatto qualcuno sulla piazza. Nella seconda parte del 1800 il ministro degli affari esteri della monarchia austro-ungarica. Anche per questo motivo Conte Andrássy e Sisi e Francesco Giuseppe si incontravano molto spesso, lui come primo ministro d'Ungheria e loro come re regina d'Ungheria praticamente. E tanto lì si vede un basso rilievo, vale la pena anche vedere questo lato, quando Francesco Giuseppe viene incoronato come re d'Ungheria dentro la chiesa di incoronazione lì di fronte, dentro la chiesa Mattia, e c'è anche Sisi proprio naturalmente, perché vengono incoronati tutti e due insieme. Abbiamo visto dentro castello ieri, vi ricordate? Lui nel quadro vestito d'oro, vi ricordate? Vestito d'oro, anche quando era... non sappiamo se l'amante avevano un ci piace pensarlo. Sa perché gli piace... Oh, arrivo!
l'isola, con l'isola Margherita. Qui a sinistra si vede che è bellissimo questo parco. Tanto l'isola, c'è tanta gente, corrono, anche mio marito stamattina è venuto qua a correre. Veramente, adesso scherzate, ma veramente è venuto. Chiedevo lui di controllare se siete partiti in orario puntuali o no. No, però per arrivare all'isola l'unica alternativa dove arriviamo sempre noi, l'unico parcheggio, possibilità di arrivare con i mezzi, e poi si lascia lì la macchina, i pullman, e da lì si va al footing, camminare, passeggiare, oppure si può arrivare con la bici. Guardate, c'è la pista da corsa lì dove corre tanta gente a sinistra. Si corre sul, non sull'asfalto, su una specie di gomma che fa meglio per i piedi, per la schiena, per tutto il corpo, diciamo. Queste case sull'isola sono campi sportivi di canoa, questo è un centro di canoa per esempio a sinistra, ci sono campi di tennis anche sull'isola, c'è quella costruzione un po' più alta sull'isola, e quella è un ex serbatoio, che è un serbatoio praticamente, che d'estate funziona come teatro all'aperto, quella torre lì a sinistra, abbastanza vicino al vostro hotel. Quello che rimane vicino al vostro hotel porta il nome del principe delle sette capotribù magiari ungheresi. Ci sono, c'è un pullman nell'acqua fondo a sinistra, guardate quello giallo, non è un pullman, un anfibio comunque, guardate girando a destra pian piano a sinistra, guardate nell'acqua quella cosa gialla, anfibio. A me personalmente fa paura, perché dal punto di vista di sicurezza non è come un battello normale per uscire dalla... Ci sono 7, 8, 11 punti, mi ricordo, a Budapest, e collegano Budapest e Pest, Buda e Pest. Al millesimo anniversario della conquista della patria, vi ricordate, è avvenuto 896, e sulla statua troviamo le statue dei personaggi più importanti, più famosi della storia ungherese, per questo motivo si chiama la piazza degli eroi. Anche i due musei nei due lati che tra poco vedremo sulla piazza vengono costruiti sempre fine 1800. Dietro della piazza degli eroi vedremo tra poco il parco comunale della città, che si occupa circa un chilometro quadrato in città, un chilometro quadrato. Nel Medioevo lì dentro stava una riserva di caccia per i nostri nobili, e una volta quel territorio non fece parte dell'Ungheria, non fece parte, scusatemi, di Budapest, era tutta fuori, andavano lì a cacciare nei boschi, una volta c'erano lì un bosco un po' più grande, adesso è diventato un parco. Dal 1700 Maria Teresa cominciava a sistemare quella zona, e dentro parco comunale troviamo lo zoo, giardino zoologico, troviamo un piccolo Luna Park, troviamo le terme di Budapest, le terme Sei Cegni, l'altra terma abbiamo già visto, vi ricordate Gellert, queste sono le terme Sei Cegni. Poi troviamo il museo dell'agricoltura, museo etnografico, la casa della musica ungherese, cioè sono parecchi bei palazzi, ristoranti nel parco, proprio anche come sull'isola Margherita, anche in questo parco vengono tanti abitanti della città, più il fine settimana naturalmente, infrasettimana, quando ci sono le vacanze sì, però se no i ragazzi sono a scuola, così. Entro qualche minuto arriviamo, scendiamo dal pullman, poi andiamo alla piazza degli eroi. Per esempio fare la visita di Budapest solo a piedi è difficile, perché ci sono grandi distanze, anche se abbiamo Buda, il castello per esempio dove siamo stati, lontana dalla piazza degli eroi, anche dal Parlamento potevamo venire a piedi, però tutta sarebbe tutto, sempre usiamo anche i pullman per girare a Budapest, perché è 500 km quadrati, se ho capito bene, se me lo ricordo.
ricordo giusto. Dove stiamo avvicinando a sinistra e di fronte all'altro lato della piazza c'è la galleria d'arte dove c'è la Pinacoteca Moderna con l'esposizione periodiche. Nel centro della piazza c'è una colonna alta 36 metri sopra la statua di Arcangelo Gabriele si vede, e questa colonna circondata con 7 statue equestri, loro furono i 7 capo tribù magiari ungheresi che conquistarono questo territorio. Dietro si vede un colonnato semicircolare tra le colonne nelle statue dei nostri re e dei nostri eroi nazionali, e sopra si vedono 4 statue allegoriche, e dietro si vede anche la mongolfiera, quella rossa bianca, che pagando si può salire con la mongolfiera. C'era un pittore ungherese, Sinyei si chiamava, che ha dipinto questo quadro di fantasia, una mongolfiera sopra del parco comunale, poi dopo viene realizzato. C'è una mongolfiera adesso sopra a sinistra, andiamo, c'è la galleria d'arte qui di fronte. E dietro della piazza degli eroi quel complesso grande ospita il castello, sembra come se fosse un castello, il museo dell'agricoltura, quello ospita il museo. Noi giriamo dopo il pullman, andiamo a destra, posto dove possiamo fermare. Allora facciamo così, perché anche lì poi potresti girare a sinistra, dietro quelli se c'è posto, dietro quello bianco, vedi? Ci sta.